Cucine da incubo 507. Cucine da incubo. Il trio mi pulisco addosso. Sta a guardare il capezzolo. Adesso puoi. Che c'è? Che ha detto? No. Sei il gioco dell'estate. Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta. E sembra i Beastie Boys. Guarda. Cosa hai detto? Sembriamo i Beastie Boys. Io sono Franz. Yeah! E queste sono le cucine da incubo. Avete già visto Franz praticamente in tutti i miei video. Sì, ormai è diventato un virus, ma un virus mi sembra azzeccato. E quindi vociucciate pure oggi questo fantastico cucine da incubo. Vociucciate. Sorbite. Sorbite. Perché lui è un grandissimo cuoco, non è vero? Oltretutto, sì. Oltre a fare anche. Appunto, no, abbiamo detto. Quando è carnevale quest'anno? 14. Allora, io non capisco bene quando viene carnevale, quando viene Pasqua, perché si sposta sempre. Probabilmente è già passato. È finita. Quindi lo state vedendo dopo carnevale, però noi comunque oggi ci facciamo una ricetta tipica del carnevale, cioè la frappa. La frappa. Le frappe, le chiacchiere. Parliamone di questa cosa. No, non ne parliamo. Beh, no, è che in tutta Italia le chiamano in maniera diversa, in sì. realtà. A Roma si dice e frappe. Dove abiti tu? Come si dice da te? Lascia un commento qui sotto. Grazie. Io direi di cominciare subito a elencare ingredienti. Ingredienti. Dunque, ci servono 200 grammi di farina. Ce l'abbiamo. 00. 00. Sì. Perché quella 0 è meno. Cioè, meno zeri. E quella è importante. È importante. 40 grammi di burro. Burro, ecco, burro con il codice QR, mi raccomando. Quello lì, se volete, potete usare anche lo strutto. C'è un porco così. Due uova. Ma noi pensate, ce ne abbiamo 4. Un cucchiaio abbondante del zucchero. Questo è un zucchero vero, quindi no? No. Ma abbiamo un fantastico zucchero sano, perché questo è lo zucchero di canna dell'isola di Mauritius. È roba seria. Un limone. E noi ce ne abbiamo due. Siamo pieni di limoni. E poi ci serve l'olio per friggere. Olio di semi di arachide. Arachide. Lo zucchero a velo che ci servirà, insomma, per decorare, diciamo. Detto anche cocaina. Non lo so. Se conosci un altro modo per dire zucchero a velo. E infine ci servirà il sale alimentare. Alimentare, ma no, quello per la neve. Da buttare sulla strada. Ma è grosso questo? Fa rumore grosso? C'è scritto grosso in effetti. Sì. Comunque volevo ricordare che se a Natale cucino io, chissà non perché. Se è portato da casa da solo. Esatto. Che cosa andiamo a fare? Cominciamo mettendo in una terrina. Bravo, bravo. Mi hai convinto. Infatti c'è scritto in una terrina. Ammorbidite il burro, incorporate lo zucchero e poi le uova, una alla volta. Ma tu c'hai la frusta elettrica oppure stri stri stri? Sì. A mano. Sì. Allora, intanto fornisco Franz di questi fantastici guanti che sono apposta fatti per le terrine. Sì. Sanno di dentista. Che su di dentro. Ma non fuori. Questo però fa più urologo. Cioè esattamente che cos'è una terrina? Una cucumella. Cucumella. Ce l'abbiamo. Terrino? Vai, terrina. Farina. Ce l'abbiamo. Due uova. Sai, io ho dei problemi con le uova. Che senso? Che non so buona rompere le uova. Beh, imparerai adesso. Permettimi. Allora, uno rompo io e poi l'altro rompite. Guarda. E olle, incredibile signori. Posso fare con il mio stile? Fai col tuo stile, inconfondibile. Ecco, ecco, secondo te così è meglio? Cioè, inzuppato il cucchiaio dentro, tipo. Bene, a questo punto, frusta. Non c'è frusta, qui si fa tutto con le mani. Viscido. Ma adesso lo facciamo, anche perché ste mani possono essere vero o possono essere frusta. Burro, ce l'abbiamo? Vado, incorporo? Incorpora, incorpora. Ma to, ma così stai? Ti fa senso? No, non mi fa senso. Che ti fa? Schifo. Il fatto di non percepire, ma di, cioè, questa sensazione di... Lo vuoi fare a mani nude? No, non lo so, o lo faccio nudo io, tipo che... Te ne butti dentro? Sì. Lo zucchero, tregor barattolo, raso. Così è raso? Raso. Sì, spolvere. Spolvere. Bene. Termini. Tanto la scuola di cucina del grande chef, chef Lofon, a Francia, a Parigi. A Francia. No, dammi una frustina, non si può fare così. Calma. Ma non si può partire così di violenza. Ma non hai finito di mettere gli ingredienti, quindi fermete. Una presa di sale. Pizzico. Una presa, sta scritto. Una presa, io prendo le cose. Una presa di dita. Pizzichino, così. Che perché è un dolce, un po' sgraviamo. E poi la scorza grattugiata di un limone. Qui abbiamo la grattugia. L'hai lavato il limone? No. Allora lo lavo. Perfetto. Ma siamo sicuri che Violetta abbia scelto la grattugia giusta? Perché? Beh, perché il limone, la scorza di limone non si gratta con questo. Non lo so. Proviamo. Lo sai o non lo sai? Perché so. Ma quanta scorza? Tutta, un limone. Sta scende? No. Vai. Non è questo il limone giusto? No, è un limone di plastica. Funziona il limone così, visto che ormai siete abituati a sentire me parlare di cose anni 90, dirò una cosa. Dilla. Pronta? Vai. Antonio Baldes, Leonardo Fumarola e Marianna Scarci. O Antonio Baldes. Che cazzo è? Saranno famosi? Il primo saranno famosi? Antonio Baldes. Saranno famosi? Ma il film? Ma che? Quello con Maria De Filippi?
Ma che mi stai a tirar fuori? A parte che non erano gli anni 90, che non saranno famosi dalla storia del 2000, stavamo al liceo, eh. Forse al liceo no, però, no, al liceo. Volevo dire Leonardo Fumarola, scusa. A questo punto dobbiamo impastare e ottenere un impasto liscio e omogeneo. Bravo. Ammazza. Vedo che hai proprio studiato a Cheflofon a Parigi e non appiccicoso. Mai appiccicoso. E dategli una forma a palla. Esprimiti. Com'è la sensazione? Capisci tu, ma. Ma sì, tu vai impasta di cattiveria, quello piano piano diventa una palla. Però io ho paura che questa cosa mi rimanga per il 90% attaccata alle dita. Allora, è una palla. Non appiccicosa. Non appiccicosa, no. Diciamo che è diversamente non appiccicosa, perché adesso deve riposare 30 minuti. Ma no, cioè, là c'è scritto non appiccicosa, punto. Riposa 30 minuti, è prima, non dopo. Sì, beh, vabbè. Ma mettiamoci un'altra farina, dai. Mettici un'altra farina, dai. Che poi ti sto a dare sti pezzetti, ma infatti, infatti non ha stai tipo sempre. Scaccolando la pasta sulla pasta. Attenzione, passaggio di palla. Passa la palla, scatta sulla linea. Potete ammirare la mia mano che è diventata palmata. Guarda la mano palmata, guarda la mano palmata. Che figo. Bene, la nostra palla di impasto è pronta. Abilmente lavorata da Franz. Ma ci sono dei corpini. Cosa? Hai trovato le unghie? Abbiamo messo i matti apposta. Caccole. Vedi dei corpuscoli. Oddio, che schifo. Verde. Bene, queste frappe le offriremo. Comunque, che cosa dobbiamo andare a fare ora? Sì, definisci questa azione, vai. È la spolverella. Adesso vado a fare la spolverella. Tavolo di lavoro. Tavolo di lavoro. Lavoro, tavolo. Guarda che poetico. Sì, sembra la palla in mezzo a un po' di farina. Adesso dobbiamo stenderla. E qui casca l'asino. Perché non c'è il mattarello, ma la mia sopraffina intelligenza ha trovato questa soluzione. Attenzione, sembra. Invece è proprio una cucchiara. Noi useremo questa parte sottile della cucchiara. Useremo questo mattarello magro per stendere la pasta. Sfrutteremo ovviamente il bordo, perché girando la parte proprio cucchiaistica potrebbe andare a intuzzare. Cucchiaistica, intuzzare, sento termini della scuola in Francia, no? Mamma mia, un mago. Signori, uno chef, vero. Voi subirete probabilmente dei movimenti. Perché ha delle camere appoggiate sul tavolo, rende l'esperienza più vivida. È un po' come il 3D. Sto dicendo io. Sono gli spruzzetti quelli nei cinema 4D, quelli brutti. Sai, i cinema 4D che fanno vedere quelle balene che poi si tuffano nel mare. Stare lo spruzzetto dal sedile davanti. Poi, comunque, la quarta dimensione non è l'acqua. Tecnicamente è il tempo. Infatti, dovrebbe entrare uno e fa, oh, è tardi. Quello è quarta D. Che non esserci residui di verde dentro. Ma nessuno. Sai che cos'è? Sono i gommi che rimbalzano. Pronto, la palla saltano. Ci siamo. Ora si pone un secondo problema. Con che si taglia? Perché noi ovviamente non abbiamo neanche la rotella per i ravioli. Perciò adesso prendiamo un bel coltello e cominciamo a fare tante formine creative. Coltello, vai. Andiamo a incidere. Io direi che questa la puoi strappare in tre. Qui nella cucina di Together, che gentilmente Ernesto ci ha prestato per cucinare, ci sono delle pentole molto grandi. Per fare una grande frappa ci vuole una pentola molto grande. Ci vuole una grande pentola. Chi capisce di che stiamo a parlare? È un vecchio. Vabbè, metto a scaldare l'olio. Come potete vedere qui frigge da paura col veleno proprio. Tra poco vedrete il risultato e noi faremo l'assaggio. Allora, le nostre frappe sono pronte, le abbiamo fritte e adesso tocco finale. Quindi Franz sciolinerà dello zucchero filante a velo sulle frappe. Il problema è che non ci abbiamo manco i tovaglioli, quindi sono tipo spugne di olio bollente. E io ci volevo mettere la carta igienica, ma mi ha guardato un po'. No, ragazzi, attenzione, che non so. Ma scottano, mi sa. Non lo so. Pronto? Vai. Ti dirò, sono un po' polverose. Certo sono importanti. Se state a dieta magari. Sanno di pesce. Hai detto sanno di pesce o di pesce? Non lo so, fai una media. Ma c'è una cosa, non sanno di frappe. Signori, grazie per essere stati con noi. Adesso andiamo a far finta di mangiarle. Andiamo a offrirle un po' di gente qui a Together. Alla prossima. Ciao.